Calciatore prima in Argentina, oltre 100 presenze nella Serie A argentina, allenatore poi in Italia. Nei dilettanti, più di 20 anni fa, amava il calcio offensivo, lo ama tuttora e faceva la zona quando ovviamente nei campionati dilettantistici non solo era un concetto tabù. Italiano di adozione ma argentino di nascita, il protagonista del 45 giri di oggi, Héctor Alberto Ortega. Ben arrivato. Ciao Luca, buonasera a tutti. Nel tuo accento si sente ancora ovviamente l'inflessione sudamericana, ma insomma sono tanti anni che sei in Italia, eh? Sì, trapiantato prima in Abruzzo, adesso a San Benedetto nelle Marche. 25 anni che sono qua. Non mi posso togliere ancora la cadenza argentina. No, ma è una caratteristica, comunque fa parte del tuo personaggio la cadenza. Sì, sì, sicuramente, va bene, però le dà un po' di simpatia, diciamo, alla parlata. Cosa fa Ortega adesso nella vita? Mi diverto a cucinare la carne, il tipico assado argentino. Mi chiamano degli amici, vado, stiamo insieme, una festa e cucino. Hai smesso di allenare? Veramente mi piacerebbe tanto allenare ancora, però penso che in questo momento non ci siano le condizioni, ossia a cominciare delle categorie inferiori dilettante anche nelle categorie professioniste. Te parlo anche a livello Serie B, anche le condizioni sono molto difficili adesso per allenare. Nella tua carriera, me lo ricordo bene, io ero anche agli inizi della mia attività, insomma l'inizio con i dilettanti, Martinsicuro, poi Sant'Egidio, Nereto, poi sono state anche diverse esperienze tra i professionisti, parecchia Serie C. Che ricordi hai di quella fase? Poi dopo nel particolare vedremo alcune esperienze. Belli. Sinceramente, io ricordi brutti, in questo momento non mi vengono in mente. L'unico posso dire che sono stato praticamente esonerato 5 volte, mai per i risultati calcistici. Addirittura 2 volte, che non me la dimentico più, che erano le ultime 7 partite, nessuna sconfitta, delle quali le ultime 3 vittorie. Mi sono stato esonerato. Quindi si parlava molto nell'ambiente che era un testa calda, che litigava con tutti. Non è vero assolutamente, perché credo di essere una persona educata, solo che cercavo di far rispettare i ruoli. Io penso che in qualsiasi lavoro ognuno deve stare al suo posto e al suo ruolo. Però lo che è più strano di questo, io ho fatto una riflessione sempre quando dicevano questo, che io litigavo con tutti, che qua e là, che per quello non potevo allenare, no? Cosa che non è vero, e smentisco categoricamente, perché non ho mai litigato con nessuno. O dirle magari faccio un esempio al medico della società che stava a opinare del calcio e si mette a parlare con i giocatori, deve giocare così, e dico: dottore, tu fai il medico, l'allenatore lo faccio io, tu cerca di recuperarmi, giocatore. Questo essere testa calda, io credo di no, perché ripeto quello che ho detto prima, ognuno deve stare al suo posto. Però hanno trovato questo motivo. Io dico sempre, la cosa più semplice sarebbe dire: Ortega non capisce niente di calcio, non può allenare. Non ho mai sentito uno che dica questo, perché dicono: sì, la squadra che allena Ortega, parlo in modo presuntuoso, magari in questo momento tu sai che non lo sono, quindi lo posso dire serenamente. È altrettanto vero che ciascuno poi difende le sue idee nella vita, sì, e nel calcio a maggior ragione. Io penso che la squadra mia giocavano bene, capito? E quindi nessuno ha detto questo: Ortega non capisce niente di calcio. Perché? Perché non dicono questo, che sarebbe la cosa più facile per farmi fuori. E nonostante questo, nessuno mi smentisce questa cosa. Ma in questi ultimi anni hai avuto delle richieste, delle telefonate, dei contatti per tornare a allenare? L'anno scorso, sì, mi chiamano, però l'anno scorso mi ha chiamato una società importante, la Viterbese. Hanno vinto il campionato d'eccellenza, mi sa, l'anno scorso, e stavano andando male e mi hanno chiamato. Quando mi hanno chiamato, non è che ho detto le cose come le penso, le ho detto: guarda che io non c'ho sponsor, non porto soldi, e i giocatori giocano quelli che dico io, non quelli che magari i genitori pagano.
E quindi con queste cose a me non mi dovete rompere, perché io così non alleno. Vabbè, dopo non me l'hanno chiamato più, sicuramente, capito? Però sono stato forse molto diretto, però è meglio così adesso, perché sono più sereno, più tranquillo a casa, e invece di andare, perché io sono un appassionato di calcio, Luca, quindi ho fatto la mia vita con il calcio. Sì, questa passione ci la metto tutta dopo, quando vado a allenare, e se dopo ti trovi delle situazioni che stanno totalmente fuori luogo nel mondo del calcio, che tu devi giocare, far giocare un ragazzo per forza, perché ti obbliga la società, io non ci sto assolutamente, quindi non posso andare a lavorare in queste condizioni, perché per me il calcio non è così, perché è un'impresa in giro per tutti. Ossia, io ho detto sono un appassionato e allo stesso tempo ti dico sono un tifoso di calcio. Se vado a vedere una partita, voglio vedere che le cose siano oneste, ossia la gente che paga il biglietto, i tifosi che magari pensano tutta la settimana a quella partita, ossia il gruppo di ragazzi magari della curva, di qualsiasi squadra sto a parlare, che si organizzano tutti durante la settimana, mettono i soldi per il pullman, per andare a vedere in trasferta la squadra del cuore di qua e là, e dopo la domenica ti fanno giocare, magari gioca un ragazzo che non merita, però c'è qualcuno che sta dietro che lo fa giocare per forza. Allora è una presa in giro, questo sì che è una presa in giro. Il calcio però ti ha portato in Italia, sei arrivato a Lanciano come giocatore, come mai la scelta di arrivare in Italia a Lanciano? Io, vabbè, in quelli tempi, ti dico, parliamo dell'85, pensavo 86, sì, nell'85, erano altri tempi, stiamo parlando di 30 anni fa. 30 anni fa. I giocatori a 30 anni erano già a fine carriera, io avevo 29 anni, mi hanno proposto di venire a giocare qua in Italia, e ho detto, vabbè, facciamo questa esperienza, sono venuto qua, non sapevo dire neanche buongiorno. Anche adesso non parlo tanto bene l'italiano dopo 25 anni, però ho avuto la sfortuna dopo 10 giorni se mi ha girato il ginocchio e mi sono rotto il ginocchio a Lanciano, quindi ho avuto grossi problemi. Tu eri un attaccante, mezza punta? Sì, in Argentina quando io ho iniziato a giocare si giocava con il 4-3-3. Dopo c'è stato un periodo di cambiamento, quelli prima, io avevo 20 anni quando sono andato a giocare in Serie A, e c'è stato un cambiamento che si diceva, ossia invece del 4-3-3 si è passato al quarto volante, il volante sarebbero i centrocampisti, sarebbe il quarto centrocampista, quindi io facevo all'occorrenza l'attaccante e sino il centrocampista aggiunto... In fase di copertura? No, aggiunto al trequartista, capito? Una cosa così. Perché magari i terzini attaccavano di più, capito? E quindi si è usato questo quarto volante, che era uno dei tre attaccanti, che giocava un pochino più arretrato, dava una mano al centrocampo e allo stesso ripartiva con il gioco. Quindi a Lanciano, insomma, appena sei arrivato, ti sei fatto male e hai iniziato ad allenare. Sì, è iniziato un calvario per me, perché dopo ho avuto 5 interventi nel ginocchio. Vabbè, praticamente non è che ho potuto giocare dopo. Dopo sono tornato in Argentina, tutto, e come non mi sento un perdente, diciamo. E del Lanciano mi sono andato via come un perdente, perché non ho potuto giocare. Lanciano che faceva la C2, se non erro. No, interregionale. In quell'anno abbiamo vinto il campionato e siamo andati in C2. E sono tornato in Italia con come si dice, a sfidare me stesso, devo allenare in Italia, dove è più difficile. Una vera e propria sfida, perché sei venuto con la famiglia in Italia, insomma. Sì, 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 sono venuto con mia moglie e i miei due figli piccoli, nell'anno 90. Lì a Lanciano c'è un amico che tuttora, insomma, gravita sempre nel mondo del calcio, che è Franco Nardini, con cui c'è stato un grande legame iniziale, no? Insomma, il fatto che Ortega sia venuto in Italia molto lo deve anche a questa amicizia con Franco. Sì, con Franco. È la famiglia mia qui in Italia. Io sono venuto a casa sua contro guerra. E Franco, tutta la famiglia, devo ringraziare tanto a loro lo che hanno fatto. Franco Nardini che ai tempi allena adesso contro guerra. Lo hai avuto anche come giocatore in qualche esperienza, no? L'ho avuto Nereto.
mi ricordo che l'ho fatto fuori pure una partita, è successo la fine del mondo. Me lo ricordo anche perché poi c'era il discorso legato agli under, quindi quella partita, insomma, Sì. che poi era il capitano del Nerito, no? Però è un ragazzo così talmente leale, talmente, ossia al suo posto sempre è stato, che non lo so, in quel momento ho pensato che la cosa migliore era quella, perché io vedevo un po' di, come si può dire, di problemi, tra virgolette, problemi non sarebbe la parola giusta perché il problema non c'era, no? C'è qualcosa che non andava dentro lo spogliatoio con i compagni suoi. Io lo vedevo la situazione, che non era normale, perché tutti sapevano quanto eravamo legati, io con Franco. Allora un giorno ho deciso di metterlo in panchina per farle capire agli altri che tutti potevano andare in panchina. E io mi ricordo dopo quella partita si è ribaltata la situazione Anche perché dentro. poi dopo Franco Nardini è tornato titolare, insomma, e dopo ha Sì, ripreso no, veramente il si suo è posto. ribaltata la situazione anche dentro lo spogliatoio, capito? Tutti i ragazzi dopo hanno funzionato bene, lui sicuramente non ha avuto più problemi, non aveva prima, non l'ha avuto dopo, però questa cosa non è successa, nessuno ha pensato male, come che se lui mi poteva dire qualcosa a me, cosa che non avrei fatto mai lui, non avrei accettato io neanche. Da Lanciano a Mardinsicuro, che è stata la tua prima squadra che hai allenato, inizio anni 90 col presidente Tom Molini. Tom Molini, un grande Alfiero, che è una persona per bene, è venuto a controguerra, perché io stavo a casa di Franco Nardini, è venuto a controguerra perché le avevano detto che c'ero io, è venuto a incontrarmi là, l'ho conosciuto lì, no, tu devi venire con noi, di qua, di là. Un'esperienza, no, ossia è partita male tutta la storia in Martinsicuro, perché lui ci credeva tanto in me, certo per me giocare in promozione all'epoca. Stavo male con il ginocchio, un crociato rotto, tre interventi con il crociato rotto, già aveva 34-35 anni. E il primo anno male, malissimo direi. Mi vergognava di me stesso, sinceramente, perché ho fatto 7-8 partite e la Martinsicurese non è che è andato tanto bene, perché mi infortunavo in continuazione. Io avevo smesso già di giocare, erano 2-3 anni che non giocavo, e il fatto di ripartire mi ha procurato dei problemi. Il secondo anno lui voleva a tutti i costi che io giocasse, io non volevo giocare più, volevo allenare. Risulta che lui faceva il presidente Allenatore. allenatore, quindi diceva come faccio? I ragazzi certamente, lui diceva una cosa che onestamente aveva ragione, perché diceva come ti faccio a giocare? I ragazzi mica che credono così in te, non hai giocato mai l'anno scorso, non hai dimostrato niente, aveva ragione. Allora ho detto vabbè, alleno l'under 18. E poi sto bene fisicamente, si posso giocare e gioco. Mi ricordo che vabbè, sono stato espulso come allenatore dell'Under 18 e non potevo giocare con la prima squadra all'inizio. Nel frattempo, dopo non arrivato, perché ancora io non ero italiano, mancava una carta per poter tesserarmi. Io ho perso un sacco di partite. Io mi ricordo che mancavano 16 partite e Martinsicuro era ultimo, praticamente retrocesso. E io nel frattempo, dopo un anno e mezzo, ho cominciato a stare bene fisicamente, anche se avevo il crociato rotto, i 36 anni. E ho giocato 16 partite, ricordo, non me lo dimentico più, ho fatto 14 gol E la squadra si è salvata. e ci siamo salvati. E allora l'altro anno Tom Molini mi ha dato la squadra per allenare e lì ho iniziato a fare Lì ha iniziato a l'allenatore. fare l'allenatore con idee per molti rivoluzionarie. Lo dicevamo in premessa, facevi la zona del calcio offensivo nei dilettanti, quando probabilmente a grandi livelli in Italia solo Zeman aveva questa idea. Molti allenatori italiani, insomma, erano lontani anni luce da questo modo di interpretare il calcio. Sicuramente, io non è che me sono inventato, io, ossia in Argentina io sono nato così con quel gioco, capito? Certamente ho apportato la mia idea dopo, e quindi per qualcuno l'Italia, con tutta un'idea totalmente diversa, il famoso catenaccio, questo era rivoluzionario perché non si poteva giocare così. E quindi io mi ricordo, vabbè, le cose che abbiamo passato. A parte per me il calcio è il pallone, quindi mi ricordo quando facevamo i riscaldamenti prima della partita, facevamo tutto con la palla, come si fa adesso. Io lo facevo, quanto? 25 Un anni anno fa, fa. più di 25 anni fa,
E era una cosa strana, era così strana che quando la squadra avversaria, quando noi stavamo a fare riscaldamento, si fermavano tutti loro a guardare a guardare. noi, quello che facevamo era da ridere, capito? Mi viene da ridere adesso di ricordarmi queste cose, però va bene, sono esperienze. O sia, la brutta esperienza che inizia da Martin Sicuro come brutta che ti ho detto prima, alla fine è finita molto Ma bene. questo tuo modo di interpretare il calcio non sempre però, come dire, è stato semplice da accettare, no? Bravo. Nelle società dove hai lavorato, poi ti chiederò anche i giocatori invece come la interpretavano questa Sì, cosa. che succede che in Italia conta sempre il risultato. E secondo me il risultato si arriva attraverso il gioco. E io dicevo così sempre, la mia idea è che qualcuno pensa, ti passo un messaggio, diciamo, la idea del calcio italiano. Tutti dietro e davanti Dio. Se Dio mi fa gol, ho vinto la partita. E io ero tutto il contrario. Prima faccio gol io e dopo gli altri vedremo se ci fanno gol. Quindi era contrastante la situazione. E comunque quando andavo a allenare in altre società, quando sono cresciuto, ho fatto 2 anni a Martin Sicuro, dopo sono andato a Sant'Egidio in Interregionale. E non è che ho fatto difficoltà, sinceramente, perché Sant'Egidio aveva dei giocatori importanti e io ho avuto un buon riscontro sempre con i giocatori. E in quello, ti dico la verità, in tutte le squadre che ho allenato devo ringraziare a tutti i giocatori che ho allenato. Certamente, qualche problema lo hai. Beh, Ma nell'ordine delle cose, insomma. esattamente, però io so che dopo sì. Un gruppo di giocatori, 5 o 6, quelli che sono di carattere più forte, comandano, ti fanno fuori subito i giocatori. Io questo non l'ho subito mai. Io ho riflettuto su queste cose, tanto. Io, come mai? Perché disgraziatamente per me, io andavo a allenare sempre subentrando agli altri allenatori. Quando tu subentri vuol dire che l'altra squadra non è che va tanto bene. E soprattutto la squadra è stata fatta da altri. Sì, però non solo quello, capito? Però fondamentalmente che vai a allenare una squadra che si trova in una grossa difficoltà perché ha esonerato l'allenatore. Quindi quando mi presentavano, mi ricordo soprattutto in categoria già superiore, in C1, io guardavo i giocatori, non parlavo pochissimo, le dicevo ragazzi va bene, meglio che ci conosciamo nel campo. E piano piano ci conoscevamo, e conoscevano me, e capivano che era un modo diverso di allenarsi. E loro si sentivano meglio e questo mi faceva piacere perché dopo i risultati arrivavano ancora e io pensavo, dico, le dicevo a loro sempre dopo, dicevo, voi che pensavate il giorno che mi hanno presentato? Ma che mi deve insegnare questo argentino a me? Capito? Ridevano tutti, capito? Perché loro certamente qualcuno mi diceva, Mister, io l'ho pensato questo. Però perché certamente, però mai, mai ho ricevuto una mancanza di rispetto. Perché la mia teoria per allenare è stata sempre quella, onesto con me stesso. Ossia, ognuno di noi sa chi ha detto che non ha detto, chi ha fatto che non ha fatto. Se dopo me la raccontano al contrario, ognuno sa che sta a dire una bugia o ha fatto qualche cosa che non devi fare. E Ma dicevo a questo loro, scusami Luca, finisco il sì. concetto, a loro stesso le diceva, e io, voi mi potete mettere alla prova. Se io sono disonesto con voi, che faccio giocare qualcuno che non merita, mi potete giudicare. Quindi era una forte concorrenza, diciamo, nel confronto loro. E io dicevo sempre, la domenica spero che il buon Dio mi aiuta a mettere in campo quelli migliori, che si sono allenati bene, quelli che meritano, capito, di non sbagliare su queste cose. Ma questa idea di calcio, dicevi, in Argentina si gioca così o si giocava così? Altrettanto vero che nel nostro modo di pensare europeo, insomma, il calcio argentino, relativamente al campionato argentino, viene visto invece in maniera un po' diversa, calcio duro, molto agonistico e molto italiano forse. Ma la tua idea da cosa nasce? Io l'ho parlato con un amico che è un preparatore atletico, oggi sta come preparatore di una squadra colombiana, e parlavo spesso con lui perché aveva la stessa idea di me, ossia allenarsi con il pallone, fare esercitazioni mirate tutta la partita.
E questo qua mi ha detto una volta, io le ho chiesto, io non so perché alleno in questo modo, perché a me piace giocare così, perché non è che ho preso da altri allenatori quando giocavo, qualcosa magari, però poco, però mi piace questo che la base di tutto è, come ti posso dire, facciamo un esempio che magari mi risulta più Facile. facile, ossia, il calcio è un sport di squadra, se giochiamo a tennis è uno contro uno. Uno da solo se la te deve raggiungere, perché tu passa la palla di là e ti ritorna subito, devi rispondere, o il pugilato, ok? Passiamo alla palla canestro, anzi, lasciamo la palla canestro, la palla volo. Perché la palla canestro c'è il contatto fisico Fisica pallavolo dice. come il calcio, e in cambio la palla volo non c'è il contatto fisico. Tu pensa, le due squadre sanno che quando passano la palla di là c'hanno solo tre Tocchi. tocchi l'avversario, e ci sta uno che schiaccia. Io vedo le partite di pallavolo, non so se coincidi con me con questo, vedo le, e non sai chi schiaccia o no. Creano un movimento di squadra, sono sei giocatori, pum pum, si muovono tutti in modo tale per evitare il contrasto dell'avversario e poter riuscire a fare il punto. Questa è l'organizzazione del gioco. E io ho cercato di imitare quella organizzazione nel calcio. Io dico sempre, quando prendeva la palla il portiere, o diciamo il terzino destro, e l'esterno sinistro alto, che è il giocatore più distante del giocatore che ha la palla, deve sapere benissimo che fa questo qua. Questo mi riferisco all'organizzazione, ossia tutti gli 11 giocatori componenti devono sapere in tutte le situazioni che si fa, ossia in possesso di palla e in non possesso di palla. Io puntavo su quello, solo che non me l'hanno fatto fare. Non sei riuscito, insomma, a... No, perché qualcuno dice, vabbè, non ha vinto mai niente, come faccio a vincere? Si sono sempre subentrato con la squadra che sta in ultima in classifica. Le salvavo e dopo, certamente, no, qualcuno non mi pagava e mi mandavano via. Questo Certo, è il certo. mondo del calcio. Forse qualcuno ha paura degli allenatori a dirlo, io già non ho più paura, le dico le cose come stanno. Forse anche magari diventi, come dicevi in precedenza, un po' scomodo, no? Quando ti chiamano, metti le cose in chiaro, quindi diventi Sì. scomodo in partenza. Perché questi dirà, qualche dirigente dirà, no, no, questo lo chiamiamo, fa bene tutto, però dopo magari non riusciamo a pagarli, lo mandiamo via, dopo lo dice che noi non l'abbiamo pagato. Succede, dai, prendiamola con un sorriso. Berto, facciamo così, ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla regia per la pubblicità e ci ritroviamo tra qualche istante. Di nuovo assieme con 45 giri, con il nostro ospite Alberto Ortega. Prima della pubblicità si parlava, insomma, di quelle che sono state le contaminazioni legate al tuo modo di allenare. Ci sono stati anche altri personaggi che hai incontrato nel tuo percorso. Ovviamente, insomma, mi viene in mente anche il nome di Fabio Grosso, no? Quando sei stato all'esperienza Città Sant'Angelo in Serie D. Grande Fabio, una bella esperienza perché lo dico sempre, io non conoscevo Fabio quando sono arrivato, non c'era, l'ho conosciuto lì, il presidente mi ha detto che lo voleva vendere al Montesilvano, mi ricordo, che stava in promozione, In promozione. o Pensa. all'Avastese, che era in eccellenza, mi Pensa. sa. E noi avevamo fatto due salti di categoria perché in quel periodo la Renato C'era Curi stata la fusione. era andata con il Pescara una parte, è finita la Renato Curi, e il Chieti è salito di categoria e hanno ripescato L'Angolana. l'Angolana, che stava in promozione e, ha fatto e aveva vinto o la Coppa Italia o Ed in era andata Eccellenza, in era Serie D. andata, è andata in Interregionale. Va bene, mi sono incontrato questo Fabio Grosso, quando vedo toccare la palla, che giocatore, ho detto, mi è piaciuto tanto. E vado, il presidente mi dice, no, questi lo vendiamo, dico, ah no, no, presidente, le dico, aspetta un po', non sapevo come dirle, non venderlo, perché tu sei un giocatore. E mi disse, no, no, lo vendo, no, le dico, e ho parlato pure con Fabio, mi ricordo, ho detto, Fabio, aspetta andare via, state qua, sopporta un po', vedrai che andrà tutto bene. Alla fine, vabbè, sono riuscito a non farlo vendere, giocatore stupendo. Che forse era stato un po' C'avevamo una, con Walter Cori. il E nostro abbiamo un direttore. aneddoto, un giorno mi porta lui a un programma in televisione a Teramo, Era. e mi chiede perché c'era Fabio, aveva giocato nel Teramo E nel e nel Chieti. Chieti, e dopo c'aveva, non so, sono andati alla busta, mi sa, e non lo voleva né il Chieti né il Teramo, nessuno di tutti e due lo volevano.
E allora mi chiede a me, Walter, mi dice, che giocatore è? Tu che lo hai allenato? La risposta mia è stata, e Walter, se lo incontri, diglielo, le ho detto, Walter, ti dico la verità, se io in questo momento allenassi una squadra Serie A, io favoloso me lo porto con me. Infatti poi dopo... Perché secondo me un giocatore che può giocare in Serie A. Infatti poi c'è arrivato, e non solo. Il campione del mondo. Anche se in un ruolo diverso. Diverso, però c'aveva tutte le qualità. Dopo è un ragazzo molto intelligente, capito? Molto umile nel suo modo di essere, molto intelligente. Il grande rammarico che è stato dei dilettanti per troppo tempo, forse un po' dimenticato, no? Sì, sicuramente. Va bene, però... La sua bellissima carriera l'ha fatto, campione del mondo con la nazionale, ha fatto gol alla Germania alla semifinale, quindi è bello, io sono molto contento con lui, un ragazzo stupendo, sono felice che lui ha potuto fare questa carriera. In questo momento guardi calcio, guardi partite? Guardo il Barcellona, sono tifoso del Barcellona, no, qua in Italia... A me piacciono le squadre che giocano bene, sinceramente te lo dico. E c'è un allenatore che mi è piaciuto tanto, e non lo dico adesso perché mi piaceva tanto già, sempre mi è piaciuto. Era sempre nascosto che è Pioli, che oggi sta alla Lazio. E se vedi i risultati lo sta facendo adesso, che le hanno dato l'occasione con una squadra un pochino più importante. Più competitiva. E sì. Più competitiva, e sta facendo molto bene. Mi piace molto, molto Montella. Come fa a giocare la Fiorentina, anche se giovedì per qualcuno la Juventus ha stravinto tutto, sì, però la Fiorentina, io lo seguo, ossia la Fiorentina la vedo spesso, quasi tutte le partite, perché mi piace come giocano. Giovedì non hanno giocato bene, martedì non hanno giocato proprio, non so che può essere successo, però mi piace molto Montella e come gioca la Fiorentina. E calcio argentino guarda, ti capita di guardare la Fiorentina e la Lazio. E la Lazio. Non ho detto Milan, Inter, Juventus, niente, nessuno, perché mi piace chi gioca bene, capito? Chi gioca bene. E vabbè, ti ho detto il Barcellona, dopo che? E calcio argentino lo guardi? No. No. Per niente. Anche perché i migliori giocatori argentini giocano in Europa la maggior parte, no? È una cosa che è pazzesco, ossia io dico sempre che voi lo potete dire pure, gli italiani girano nel mondo, stanno dappertutto gli italiani, dovunque vai in qualsiasi paese al mondo ti trovi un italiano o no. Gli argentini con il calcio, dovunque vai in una squadra di calcio c'è un argentino, è una cosa incredibile, capito? Non le dico con enfasi per parlare bene degli argentini, che è una cosa incredibile che dovunque vai ti trovi un calciatore, ossia il problema là che con rispetto magari all'Europa, che magari quando diciamo che quando nascono qua i ragazzi, i bambini quando appena nati, forse nascono con il telefonino in mano, la macchina, il computer, c'hanno tutto, capito? In Argentina nascono, come dico io, con il coltello in bocca. Che devono correre, devono per poter guadagnarsi di mangiare, tutto, capito? Questo viene trasportato in qualsiasi situazione di lavoro, nel calcio sportivamente parlando magari di più. Non soltanto nel calcio, anche in altri sport, nella pallavolo, nella pallacanestro, tanti argentini. Ossia se parla di questa grinta argentina che caratterizza un po' al calciatore argentino, però penso che questo te lo dà il vissuto. Grande grinta, ma ci sono anche tanti giocatori che hanno indubbie qualità di natura tecnica. Sicuramente. Sì. Ti metti a pensare, basta che nomini un paio di giocatori così al volo, puoi dire ai tempi Sivori, Di Stefano, Maradona, Messi adesso, tutti argentini. Capito? Però io credo che il vissuto ha delle sue componenti importanti. Sì, comincia a far parte del tuo DNA, del tuo modo di essere. Esattamente, perché nel confronto diretto quando vai a giocare una partita non è facile. Quando tu, te lo dico la verità, quando esci del tunnel, la sensazione che comporta andare a affrontare la squadra avversaria, non è facile, capito? Non è che vai sciolto lì, tu sai che ti devi confrontare con un avversario magari
che darà tutto per poter batterti, e tu devi fare la stessa cosa. E quindi io credo che il vissuto del che diventa calciatore alla fine è importante. Il calcio nel corso degli anni è cambiato molto. Ci sono stati però degli allenatori che nel loro modo di essere hanno cambiato molto il modo di applicare il calcio. Probabilmente in Italia chi ha rappresentato in tempi moderni lo spartiacque è stato probabilmente Arrigo Sacchi con il suo modo di giocare. In questo momento Alberto Ortega chi guarda tra gli allenatori a livello mondiale con maggiore interesse, o perlomeno dal tuo punto di vista chi è che è capace di innovare, di presentare un calcio offensivo ma innovativo? A me, te dico sinceramente, questo qua, la domanda mi piace, sai perché? Perché tutti parlano del Barcellona di Guardiola. Io sono innamorato di Guardiola e del Barcellona, cioè, mi piace perché ha dato un'impronta diversa al calcio e che tutti più o meno hanno cercato di seguirlo, apportando magari qualche modifica, che per il meglio sempre. Però c'è un allenatore che io... appare sempre nascosto, che è Rijkaard. Rijkaard ha allenato prima di Guardiola il Barcellona e già allenava così. Guardiola è stato più esagerato magari con il famoso tiki-taka, no? E non so perché Rijkaard non ha avuto le possibilità che ha avuto lui. Non so, questo è una domanda che ti faccio a te, diciamo, mi chiedo sempre io. Perché Rijkaard non ha trovato? Perché Rijkaard appartiene a una grande scuola del calcio mondiale che è il calcio olandese, che a livello del settore giovanile penso che in Europa meritano anche perché, grande insomma, rispetto. Il famoso concetto del calcio totale l'hanno introdotto gli olandesi all'inizio degli anni 70. Gli olandesi, no? Quindi è l'intrigo mio, perché ossia, Rijkaard come Guardiola vengono della scuola Cruyff, che stava dietro Cruyff a loro, capito? E quindi sempre la scuola olandese, e non so perché, ossia, ripeto, Rijkaard non è riuscito, poi Guardiola mi piace tanto. È altrettanto vero che Guardiola dopo un periodo di tempo ha detto stop, mi fermo, però ha ricominciato col Bayern Monaco con le stesse identiche motivazioni di prima. Bravo. Poi ci sono, ossia, nel calcio hanno vinto tutti. Ossia, chi gioca bene, chi gioca male, chi gioca all'attacco, chi fa catenaccio, chi lavora durante la settimana, chi non lavora, hanno vinto tutti. Ossia, non abbiamo la pallina magica che dire... Non esiste una ricetta, quindi tu dici, vabbè, ci alleniamo così, giochiamo bene e vinciamo. No, non esiste questo. Quindi, per esempio, Ancelotti. A me piace tanto Ancelotti come allenatore. Però il Real Madrid... c'ha dei buoni giocatori, però tu vedi giocare il Real Madrid e il gioco del Real Madrid fa parte della individualità di ognuno dei giocatori, non dell'organizzazione del gioco di tutti, come del Barcellona. Non so se sì, mi sono chiaro. Spiegato. È altrettanto vero che per quanto riguarda il Barcellona c'è proprio una cultura che nasce dal settore giovanile. Sì, tanti giocatori del settore giovanile, e lo stesso Messi, che comunque pur essendo argentino arriva proprio dalla famosa cantera, sono figli di un certo tipo di impostazione tattica, no? Certamente, hai detto bene, settore giovanile, che impostano tutto. Dico, perché noi qua in Italia non possiamo fare dei settori giovanili competenti così? Questa è la domanda, perché? Ma ce la diamo una risposta, tu una risposta se riusciamo a darcela. Perché secondo me chi allena certamente vuole sempre, il primo obiettivo è vincere lui, non che vinca la squadra. È altrettanto vero che nei settori giovanili la vittoria dovrebbe contare fino a un certo punto, poi, no? Ma certo, ossia, però il problema è che in Italia si è molto esigente, conta il risultato e basta, non il giocare bene. Quindi partendo da questa base, come ci sono pochi allenatori che insegnano calcio. Non so se riesco a farmi capire. Si parla molto di tatticamente, di qua, della tattica, di qua, di là. Questa tattica, cosa è? Mi domando io. Che cosa è la tattica? Com'è? Perché dice, no, perché tatticamente dobbiamo giocare così, cosa? Però io, per esempio, secondo me in Serie A, quando arrivano gli allenatori, danno per scontato che il giocatore già sa fare una cosa. E dice, vabbè, domenica giochiamo così, proviamo, e si gioca così.
Secondo me non è così. Secondo me deve lavorare per arrivare a giocare in quel modo. Non so. È altrettanto scontato che non è semplice, molte volte insomma ci vuole grande personalità per poter comunque. E l'altro problema è quello, perché gestisci oggi come oggi nel calcio a livello di Serie A, gestisci delle persone che sono miliardari, che sono i giocatori del calcio. Quindi se uno le dice tu devi fare così, magari ti guarda con la cara e fallo tu, ti dice quello. Sono miliardari, capito? Quindi la gestione del gruppo non deve essere una cosa facile. Certo, e comunque. Però c'è una cosa importante secondo me, che sia l'allenatore, che è uno dei principi basici che io portavo sempre con me, è coerente, irrispettuoso nel confronto di tutti i calciatori, ok? I calciatori ti seguono, perché dopo se tu mangi qualcosa della materia, riesci a capire qualcosa del calcio, e ripeto, la coerenza e il rispetto, ti seguono i giocatori. Certo, sì, qualcuno dopo fa il cretino e sta a te, allenatore, a risolvere la situazione. E se no alla società, che spesso non succede. La società sta sempre da parte del calciatore e non difende l'allenatore, a seconda della convenienza. E questo è un errore grave, che è una società importante qua, è la Juventus. In Italia, che la Juventus, anche se l'allenatore sbaglia, ha sempre ragione l'allenatore. Il giocatore deve non fare quello che dice l'allenatore, e questo dovrebbe essere una società, capito? Perché se no stiamo a parlare, te l'ho detto prima, con i giocatori che sono miliardari, possono fare come vogliono, però non si devono permettere di fare come vogliono. Nel tuo modo di concepire il calcio, l'aspetto di natura fisica, che valenza ha, che importanza dal punto di vista fisico, considerando che nel corso degli anni l'aspetto fisico insomma anche nel calcio ha acquisito. È importante. Che importanza gli diamo? Ci sono, ci sta il fatto fisico, la tecnica, la tattica e l'intelligenza del giocatore, no? E il fatto fisico, io penso che tutti hanno una certa importanza, però la più importante di tutta è la testa, perché se i giocatori stanno bene di testa e riescono a capire il concetto dell'allenatore, penso che le cose si semplificano molto, però molto di più. Ossia, io mi domando sempre, o domando, dico che cosa è l'allenatore? Te posso domandare a te, in qualcuno, ossia, ci sono mille risposte che possiamo dare. Come quando ti ho detto prima, hanno vinto tutti nel calcio, chi lavora, chi non lavora. Quando faccio questa cosa io dico, secondo me, per me l'allenatore è una idea, cerca di trasmettere la sua idea al giocatore e di giocare in quel modo, con la idea che c'è l'allenatore, no? Penso che sia così, e non è facile trasmettere quella idea. Il calcio argentino che fase sta vivendo? Lo dicevamo prima, non c'è una squadra in Europa di vertice che non abbia argentini in squadra, a dimostrazione ovviamente di un grande livello. Ma lo stato di salute è buono? Problema. Non è un problema, anzi, in Argentina nascono i giocatori come il grano. È una cosa impressionante, perché là si gioca in continuazione, abbiamo parlato prima, i ragazzi vogliono tutti giocare a pallone, nascono con il coltello qua, ancora giocano in marciapiedi, sono grandi, ossia la superficie dell'Argentina è enorme, quindi si gioca a pallone sul marciapiedi. Qua per andare a giocare a pallone, io mi ricordo quando portavo i miei figli negli anni 90 che sono venuto qua, e dovevo pagare la scuola di calcio per farle giocare a calcio. Cambio, noi là giocavamo tutti i giorni gratis, perché non ci sono più gli spazi. Esattamente, perché qua non ci sono gli spazi, è un problema fisico anche dell'Italia, capito? Abbiamo parlato molto di calcio, ma parliamo anche di Argentina. Sei venuto qui 30 anni fa, la situazione com'era allora e com'è adesso? In Argentina? Io sinceramente seguo poco l'Argentina. E per un motivo speciale, io sono venuto nel 90, te l'ho detto che sono appassionato di tutto quello che faccio, e sono appassionato anche della mia Argentina, ho lasciato mia madre, tanti amici, tutti là. Io all'inizio, i primi anni, me la passavo a guardare i giornali, non c'era il computer, non c'erano tutte queste le comunicazioni che sono adesso, e
soffrivo tantissimo. A un certo punto le ho detto a mia moglie, no, io mi devo scordare proprio dell'Argentina, perché sennò qua non posso vivere così, a stare qua in Italia cercando di rifarmi, ossia di rifarci la nostra vita con mia moglie, i miei figli, e pensando sempre in Argentina. Allora ho chiuso, non ho guardato più niente, non ho chiesto più niente. Certamente una informazione generica ce l'ho. Mi dispiace quello che sta succedendo adesso, perché l'Argentina è un paese bellissimo, di bella gente che sta soffrendo tanto in questo momento per la mancanza di sicurezza, e che in Argentina non aveva mai successo. Nonostante i momenti difficili, quando sei arrivato in Italia, insomma, era una fase molto particolare, no? Sì, là va bene, l'economia era un disastro in quel momento, perché io quando lo racconto la gente non mi crede. Cioè, stavamo al 600-700% di inflazione mensile, quindi tu andavi a comprare, io ti racconto questo perché l'ho vissuto, andavi a comprare al supermercato, prendevi una bottiglia di gassosa, non diciamo il nome, che non so come si chiama, una aranciata, qualsiasi cosa, e costava, mettiamo, 2 euro sullo scaffale. Il tempo che tu finivi di fare la spesa, arrivavi a pagare, già non costava più 2 euro, costava 2,50. Cioè, aumentava in un modo pazzesco l'inflazione. C'era gente con il carro della spesa, se lo buttava sia nella casa, per terra, perché non si può vivere in quel modo. E questa è stata una delle cose per le quali io ho preso la decisione anche di provare o di tentare di venire qua in Italia. Anche perché la tua famiglia è venuta in Italia, i tuoi figli sono cresciuti e hanno studiato in Italia, sono italiani a tutti gli effetti adesso. Sì, sono italiani, loro sono italiani, c'aveva uno 2 anni e l'altro 3 anni, sono italiani a tutte le feste, hanno amici, tutto, l'Argentina loro non ci pensano proprio. Ti capita mai di tornare? Sei tornato di recente in Argentina? Sì, non vado, ogni tanto adesso sono 4 anni, che sarebbe il più lungo periodo che non ci vado, perché generalmente ogni 2 o 3 anni andavo, mi facevo un salto. Adesso, vabbè, è morto mia mamma e non mi tira tanto andare là già. C'è stata una fase in cui tanti argentini sono venuti in Italia, tu sei venuto per il calcio, molti altri sono venuti anche per cercare fortuna, poi c'è stata una fase invece in cui sono tornati indietro. Calante, sì. Ma hanno fatto bene secondo te, visto che comunque l'Argentina ha avuto una fase di risalita, adesso invece la situazione è tornata ad essere un po' complicata, no? Sì, complicata, e che tanti vogliono tornare qua, però non si rendono conto che qua è diventato molto molto difficile anche, non è come il periodo degli anni 90 anche, e quindi non è facile. Ossia, te lo dico a te, mentre che tu te ne vai in Argentina e se mi voglio rifare la vita là, non è facile, capito? E chi viene qua per me non è stato facile neanche, io perché te dico, ho mia moglie, abbiamo cresciuto i nostri figli, abbiamo avuto l'appoggio della famiglia Nardini che mi ha aiutato tanto, il mio primo presidente che abbiamo parlato prima, Tom Molini. Gente che ho incontrato che devo tanto, devo tutto magari quello che sono oggi, quello che sono riuscito a fare, diciamo, perché non è facile, e questi ragazzi magari vengono con l'illusione che qua o giocano a pallone, come dici tu, o vengono a fare altri tipi di lavoro, che è tutto facile, e quando vengono qua si rendono conto che non è così facile. Che oggi come oggi i ragazzi italiani non trovano il lavoro, figuriamoci quelli che vengono da fuori, diventa molto più difficile, e quindi dopo quando si rendono conto della realtà non rimane altro che tornare indietro. Mi viene in mente anche di ricordare anche alcuni calciatori argentini di grande valore che sono arrivati in Italia, pur di stare in Italia hanno giocato in categorie inferiori, sì. Ce ne sono tanti, l'esempio di Ledesma, Cristian Ledesma, che ha iniziato in Serie D a Morro d'Oro, poi insomma è arrivato in Serie A. Ci sono tanti esempi anche di calciatori nelle serie inferiori. Cristian è stato un grande perché lui è venuto da ragazzo molto giovane, aveva 17 anni. L'ho seguito molto perché ho cercato di aiutarlo molto qua. Cristian perché se lo merece. E mi ricordo quando l'ho detto, avevamo dei problemi perché Cristian non aveva il passaporto italiano, era extracomunitario. Tutti lo volevano, però il fatto di essere extracomunitario era difficile, il tesseramento, fino che è andato a lei. Quando sono passati questi anni, le ho detto a Cristian, le dico sopporta, perché
devi sopportare, perché prima o poi qualche porta si aprirà, vedrai, tu sei capace di giocare. No, mi dice, stai tranquillo, mi dice, che io giocherò qua e arriverò in Serie A. Così mi ha risposto. E sono contentissimo della carriera che ha fatto. E in Serie A è arrivato. Alberto, il nostro tempo è finito. Grazie, grazie per la chiacchierata, grazie per la tua presenza. Ho parlato troppo, Luca. No, ho parlato troppo. È sempre un grande piacere. Grazie ad Alberto. Dobbiamo parlare un po' del Napoli. Del Napoli, la prossima volta parleremo di Napoli. 45 giri finisce qui. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento a domani, sempre alla solita ora.